vita felice. Ecco, a lei la parola, professore. Grazie, mi intimorisce un po' quello che lei ha detto, non vorrei che si creassero troppe aspettative in 20 minuti, 25 minuti. Io diciamo che capovolgo la direzione del cannocchiale, cioè guardiamo col grand'angolo, vorrei proporvi alcune riflessioni su una larghissima scala, mentre finora, mi sembra, in queste giornate molte sono state concentrate col teleobiettivo. Notavo anche una cosa, nel programma di queste giornate la parola energia, non so se per una scelta precisa, compare poco nei vari titoli, ma è il vero convitato di pietra, perché è quello che accompagna tutte le riflessioni e i ragionamenti che si stanno facendo. Io mi occupo da tanto tempo, sono lavorato sempre al Politecnico, mi occupo da tanto tempo delle questioni di energia, una ventina d'anni, ma il mio core business, come si dice, nell'ambito della termodinamica, ma non ve la propinerò oggi. Ma approfondendo, per ragioni sia di interesse scientifico che per la didattica, queste tematiche, mi sono convinto intanto dell'esistenza di questa disciplina energetica, che va ben oltre la singola specialità, ma che raccoglie in sé una disciplina olistica, vogliamo dire, nella quale confluiscono tutte le specialità, anzi finora secondo me alcune sono state dimenticate, mi sembra che stamattina sia stato detto qualcosa, ma io non ero presente, me ne dispiace. E allora, con questa premessa, il mio intervento ovviamente sarà molto breve, e mi limiterò non tanto a dirvi qualcosa di molto specialistico, ma a condividere con voi alcuni dubbi e riflessioni che mi vengono da questi studi, sui quali vi confesso non ho risposte, potremmo provare a ragionarci insieme se sarà possibile, e che secondo me comunque devono essere affrontati. Allora, vado subito al dunque. Primo, quindi in un certo senso i ragionamenti che vi propongo potrebbero apparire slegati, ma il filo conduttore è quello che vi ho appena detto. Grazie alla regia della luce, mi preoccupava. Allora, crisi energetica è la parola che in un certo senso ci riunisce qua intorno. E mi è venuto il dubbio se questa parola sia corretta. Per spiegarlo rapidamente, ho incluso alcune diapositive di un lavoro che hanno fatto i miei studenti in un corso 5 anni fa. Mi aveva dato molto soddisfazione quel corso lì. E queste poche slide che vi presento sono interessanti anche per dimostrare quanto possono fare gli studenti quando sono abbastanza motivate. C'è la vignetta che è spiritosa e rende l'idea di alcune cose che poi vi dirò più avanti. Scusate se vado veloce, ma non c'è molto tempo. Il ragionamento che hanno fatto questi ragazzi, ho conservato la loro veste grafica ancora, la curva logistica, qualcuno l'ha nominata mi sembra poco fa, la curva logistica ritorna sempre ed esprime un discorso che si collega a quello che ha fatto il professor Tartaglia ieri, se non vado errato, sul concetto di limite. È connaturato all'esistenza degli uomini questo modo di vivere la propria natura, e l'esempio che mi fecero i ragazzi era quello dell'impero romano. Guardate che è spiritoso, in un certo senso comunque interessante. L'impero romano seguì esattamente uno sviluppo e un declino legato proprio che si può correlare direttamente a quello di questa curva logistica, l'aumento della complessità, la nascita della loro potenza, il raggiungimento del massimo al quale erano collegate tutta una serie di questioni economico-finanziarie che purtroppo non possiamo trattare in questa sede, e finalmente qui potrei stuzzicare gli economisti che ci sono, io sono ingegnere, vi la meccanico, ma si passa poi oltre e andiamo avanti, inizio della decadenza con lo sfaldamento dell'impero e finalmente i barbari, legato anche a ragionamenti di tipo economico, ma ripeto, devo andare velocemente. Questo tipo di fenomeno che accompagna tutte le manifestazioni umane, perlomeno io ne sono abbastanza convinto, si ripropone in tantissime altre situazioni. Per cui
In questa nostra società, dove la comunicazione ha un peso enorme, come ben sapete tutti, penso al nostro povero Presidente della Repubblica che per aver detto panzane in una dichiarazione, probabilmente sotto l'onda dell'emozione, è stato bersaglio per 2 giorni, una parola, tutto sommato a me sembra abbastanza innocente. Quindi l'uso delle parole va usato con attenzione. La parola crisi indica qualcosa che avviene di istantaneo. I matematici dicono che è una discontinuità. Invece no, la crisi è energetica, cioè i fenomeni ai cui ci riferiamo sono energetici, perché l'energia ne è l'anima e l'accompagna sempre. Ma non è una crisi, secondo me, perché ha accompagnato la presenza dell'uomo fin da quando è sulla faccia della terra. Le attività umane sono sempre state intimamente intrecciate all'utilizzazione dell'energia e in misura ovviamente diversa, per carità. E i comportamenti degli uomini si sono consolidati e sono maturati in questi, vogliamo dire, 50.000 anni di storia, non stiamo a dibattere se hanno più o hanno meno, e riguardano comportamenti materiali nell'agire verso quello che c'era intorno. Erano pochi, avevano pochi mezzi, quindi non facevano tanto danno, ma l'atteggiamento era sempre quello che abbiamo oggi. Ma ce ne sono altri legati alla loro essenza, alla nostra essenza di animali, perché tutti gli animali, vedremo tra un attimo, si comportano così, e altri ancora legati alla natura della loro psiche. Ho un rapporto molto interessante con uno psicanalista che si è occupato di questi problemi e che verrà a fare delle lezioni in un corso che sto tenendo quest'anno, proprio perché si scopre un mondo incredibile, quello dell'influenza, dell'importanza che ha la psiche nei comportamenti dell'uomo nei confronti dell'utilizzazione energetica dell'ambiente. E questo è il problema. Propongo quindi di dire non crisi energetica, che è una cosa che continua da decine di migliaia di anni, ma parlare di questione energetica, è una questione di dettaglio, se volete, puramente nominalistica, ma tant'è. Vediamo a un altro punto, conflitti. Si sente sempre parlare di conflitti tra uomo e natura, l'uomo, ci sono le varie linee di tendenza, le varie correnti di pensiero, gli ambientalisti più estremisti pensano che ci sia una natura che è offesa e vituperata dall'uomo e che quindi bisogna preservarla e salvarla. Ecco, io anche questo tipo di discorso lo vedo con una certa, penso che debba essere affrontato con una certa cautela. Vediamo perché. Sappiamo tutti che l'esistenza degli esseri viventi, non parlo dell'uomo, degli esseri viventi sulla Terra è un accidente, fino a che le esplorazioni spaziali non ci diranno qualcosa di diverso. È un caso unico nell'universo. E corro subito alle mie slide. Per ragioni uniche, casuali, non importa quali sono le ragioni, perché c'è stato un essere supremo che l'ha creato, a un certo punto alcune sostanze chimiche si aggregarono in un organismo vivente. I paleoantropologi lo chiamano LUCA, absit iniuria verbis, ovviamente. LUCA è last human common ancestor. Da questa entità, che aveva delle caratteristiche peculiari, si sviluppò tutto quello che noi chiamiamo il mondo degli esseri viventi. Questo è un possibile schema. Noi siamo in questo ramo, ovviamente, quello degli animali. Qual era la caratteristica in comune tra tutti gli esseri di questo grande albero genealogico? La vita. Cioè, che cos'è la vita? La vita è la capacità di rapinare, uso volutamente questa parola un po' forte, dall'ambiente circostante quello che gli serviva per accrescere la loro biomassa, gettare nell'ambiente le loro deiezioni biologiche. Avere un ciclo, un'esistenza in questa forma molto organizzata, breve, relativamente breve, contrassegnata alla nascita, la comparsa come struttura organizzata, e la morte, il disgregarsi, il ritorno invece delle varie sostanze allo stato senza vita. Ma ce n'era un'ultima importantissima, la capacità di generare. Quindi queste risorse attinte dall'ambiente, e quando parlo di risorse intendo sia energia, pensiamo a quella del sole o quella di sorgenti termiche agli inizi, di sorgenti calde, o parliamo di materiali prelevati dall'ambiente, queste risorse diedero anche la forza a questi esseri di generare, di riprodursi
in altri organismi molto simili a loro. Quindi è un modo di prolungare artificialmente la vita, se vogliamo. Loro, i genitori scomparivano, i genitori e gli altri continuavano. Così si è creata la varietà dei milioni di esseri di specie, miliardi di esseri viventi nelle varie specie, tutto quello che conosciamo bene che popola il nostro pianeta. Ma le caratteristiche che ho elencate prima, all'inizio, esistenza breve, rapina dell'ambiente, vogliamo chiamarlo inquinamento dell'ambiente nel quale vengono buttate tutte le loro risorse, senza nessun criterio che non sia quello della pura sopravvivenza, mors tua vita mea, ha contrassegnato tutti questi organismi. Questa è una bella figura che fa vedere quello come la complessità nel corso dei miliardi di anni, ecco, non l'ho detto, Luca pare che nacque tra 3 miliardi e mezzo e 4 miliardi di anni fa. E da allora ad oggi la vita si è complicata moltissimo e l'uomo si trova proprio alla fine di questa lunghissima spirale. Da che cos'è alimentata la vita? Io avevo elaborato alcuni dati, questa figura, non so se si riescono a leggere i numeri, però grosso modo vuol dire questo, senza esaminare in dettaglio, c'è solo un ramo che mi interessa. Dal Sole arriva un flusso di energia, siamo innaffiati da un flusso di energia al Sole altissimo, 174.000 terawatt, il terawatt sono migliaia di miliardi, cioè 174.000 migliaia di miliardi di watt, secondo, cioè watt sapete che è istantaneo. Di questa enorme quantità che arriva sulla Terra, è quella che investe la Terra, da 5 miliardi di anni, da quando la Terra c'è, alle piante ne vanno 63 terawatt, una quantità minima, risibile apparentemente. E questo numero merita molta attenzione, secondo il mio punto di vista. 63 terawatt, che è quella che si chiama net primary productivity, la produttività netta, se non vado errato, guardate come è dello stesso ordine di grandezza, 3-4 volte, circa 5 volte, quello che nel 2011 hanno consumato le società umane. Che cosa vuol dire questo fatto, questa prossimità? Vuol dire semplicemente che se guardiamo questa immagine, è una delle tante che rappresenta la famosa piramide alimentare, piramide della vita, chiamatela come vuoi. Vede, alla base le piante e poi via via tutte le altre specie. In basso ci sono le specie che distruggono i detriti. E in realtà i loro rapporti sono estremamente complessi, una ragnatela, infatti il modo giusto sarebbe di chiamarla web non piramide, ma qui l'ho messo in un'altra forma. Questa piramide la si può scrivere così, ed è questo che mi interessa. L'energia che arriva dal Sole, l'unica fonte, quella che abbiamo vista prima, quei 63 terawatt, passano tutti attraverso gli autotrofi, sono sostanzialmente i vegetali, gli unici capaci di elaborare direttamente l'energia del Sole, e loro, attraverso tutta questa complessa struttura, la distribuiscono a tutti gli altri esseri viventi, uomini compresi. Capite cosa vuol dire se qualcuno con un colpo di spugna facesse una croce sopra questo cerchietto? Cioè, la specie umana è probabilmente, la specie umana secondo me scomparirebbe, ma probabilmente tantissime altre troverebbero il modo, grazie all'evoluzione, di adattarsi, ma la specie umana, come piace a noi, come ci sentiamo noi, non ci sarebbe più. Quindi ci troviamo in una situazione di grande vulnerabilità, cioè la base è fragile. E scusate, ecco, 17,4 dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia contro 63 attinti alla letteratura. Allora, che cos'è? Questo è quello, la situazione.
A un certo punto, cioè gli esseri viventi, come dicevo prima, sempre, cioè tutti gli animali di questa catena, sempre hanno aggredito la mia. Non è che è una novità di oggi. Ma trovatemi l'animale che di fronte alla fame si arresta. Cioè, tutti gli esseri viventi si procurano per il loro benessere quello che gli serve intorno e non hanno nessuno scrupolo a sporcarlo, diciamo così. Ma allora, che cosa è successo fino ad oggi? È successo molto semplicemente che la Terra ha una massa di 10.000 miliardi di volte più di quella di tutta la biomassa esistente e i danni, la capacità, la sappiamo che c'è una capacità di omeostasi, cioè di garantire la riproduzione, il rinnovamento di quello che si porta via, e quindi la Terra, tutto sommato, se vogliamo chiamarla la natura in questo caso, è stata vincitrice, finché non sono arrivati gli uomini. Gli uomini sono comparsi circa, diciamo l'Homo sapiens, le prime specie umane sono 6 milioni di anni fa, scusate, però l'Homo sapiens ha 200.000 anni, grosso modo. È la prima specie, tra tutte le altre, capace di procurarsi e utilizzare più energia di quella necessaria agli stretti usi biologici, in quantità che sono sempre state crescenti, tanto che qualcuno ha provato a raccontare la storia dell'umanità dagli inizi come la storia della capacità di usare energia con la tecnologia e la scienza. Ed ecco allora che chiaramente la bilancia qui ha cominciato a muoversi. Quello che vedeva la natura vincitrice ora ha visto che l'azione degli uomini invece poteva fare delle offese ben più pesanti di quelle di tutte le altre specie. Allora, è una situazione paradossale, se vogliamo, cioè capacità di usare sempre più energia vuol dire aver capito qual è il motore della civilizzazione umana, dall'uomo della preistoria ad oggi, all'uomo che va nello spazio, all'uomo che vince le malattie, ma capacità di usare l'energia contemporaneamente produce una serie di danni che avete sentito, non mi soffermo su questi, produce tutta una serie di conseguenze negative. Quindi ci troviamo in una situazione conflittuale nel quale è difficile decidere come muoversi, se non altro molto complicato. In tutto questo voglio ricordare una cosa che, per quanto sgradevole sia per me stesso, ecco, per tutti, che noi siamo giovani sulla Terra, la specie umana è molto giovane sulla Terra. Ci furono i dinosauri che rimasero 165 milioni di anni finché pare una grossa eruzione nella vecchia Indonesia li fece scomparire, o fu un impatto con un corpo celeste. Prima di loro c'erano stati crurotarsi, specie di giganteschi coccodrilli della stessa ramo evolutivo dei dinosauri, anche loro 50 milioni di anni e poi via per una catastrofe naturale. Dicevo prima, gli uomini ci sono da 6 milioni di anni e grazie al cielo, anzi no, devo dire, se qualcuno di voi ha visto quella bella mostra di antropologica che è stata fatta da Luca Cavalli Sforza e Pievani a Novara, ecco, lì è emersa una cosa interessante, secondo me, per questo ragionamento. La specie umana, che era nata in Africa e poi si diffuse in tutti gli altri continenti, a un certo punto corse il rischio di estinguersi per un fenomeno, di nuovo una catastrofe naturale. Sopravvissero solo poche decine di migliaia di uomini che ebbero la forza di rioccupare tutto il pianeta. Siamo molto giovani, quindi attenzione a trattare con cautela tutto quello che ci va intorno. Ripeto, non posso fermarmi, ma questa immagine mi sembra che renda l'idea di quello che sta succedendo oggi. Talvolta stiamo procedendo così, sappiamo che è oggetto di dibattito, ci sono quelli che credono che il messaggio di questa vignetta sia una stupidaggine, ma tant'è. Allo stesso tempo, d'altra parte, vi voglio proporre l'invettiva dell'islandese, la lascio qualche secondo per darvi modo di leggerlo. Leopardi, nelle operette morali, il dialogo tra la natura e l'islandese, consiglio di andarsi a leggere, dice questo della natura:
cioè questa natura che qualcuno vede come una divinità da adorare ancora oggi, Leopardi la vede in quest'altro modo. Chi ha ragione? Non lo so. Comunque mi sembra anche interessante vedere queste questioni. Allora, andiamo avanti. La questione energetica è multidimensionale, ne parlavo poco fa con un collega proprio di questo. Gli usi antropici e l'energia hanno grosse conseguenze, lo sappiamo, è l'argomento di queste giornate e sono stati dati dei contributi molto interessanti, non voglio andare a esplorarli nuovamente. Io li raccolgo concettualmente in quattro gruppi. Alcuni sono stati toccati in queste giornate, altri secondo me no. Il timore è che venga meno la disponibilità di risorse energetiche, finirà il petrolio, per quanto tempo dura, dobbiamo usare rinnovabili. Attenzione, le risorse energetiche devono garantire sviluppo economico, ma forse avrei dovuto invertire i termini, benessere prima e sviluppo economico dopo. Degrado dell'ambiente naturale è un po' la stessa cosa, il degrado dell'ambiente naturale è come l'omino che sega il ramo dove sta seduto dalla parte sbagliata, è ovvio che non bisogna accettarlo. Ma ci sono degli altri fattori molto importanti dei quali forse si parlerà, ma dei quali non ho sentito parlare. Radicalizzazione dei fattori politici e geopolitici. Non c'è nessun popolo che non accetti di avere a disposizione, oggi, credo che possiamo tutti essere d'accordo su questo, di avere garanzie di sicurezza e continuità degli approvvigionamenti e di essere protetti dalle conseguenze che ne derivano, per esempio guerre. E poi c'è il collasso di fattori economici e sociali. Dirò qualcosa tra poco, anche se penso che il tempo stia volando via, quindi mi affretto. Su questi due ultimi punti proverò a dire qualcosa e sugli altri vado rapidamente. Io li vedo un po' così, scusate. I quattro cavalieri dell'Apocalisse di Dürer, che sono in agguato, è un po' lo stesso discorso del ramo, ma il concetto è quello. Allora, ci sono impatti fisici, quelli dei quali ho sentito parlare, si parlerà in questi giorni e si parlerà ancora domani, che sono depauperamento delle risorse, degrado degli habitat, consumo di territori. Attenzione, quando l'uomo primitivo disboscò un bosco per farne un campo, quella era una forma di inquinamento, si appropriava di una risorsa che fino ad allora non era sua, per carità era piccola, ma oggi l'atteggiamento non è cambiato, solo che si ripropone fatto da 7 miliardi di persone. I vari tipi di inquinamento, che ci sono quelli dell'atmosfera, dell'acqua, credo che molti ne parleranno oggi, e anche quello termico, cioè calore buttato in ambiente. E un'altra questione che non è da sottovalutare, sentivo poco fa il professor Fracastoro aveva proposto un'immagine di qualcuno che suggeriva di buttare zolfo nell'atmosfera. Attenzione, carbonio, azoto, zolfo non sono solo delle sostanze chimiche inerti, sono delle sostanze che partecipano ai cicli vitali. E qui vi richiamo a ricordare la catena alimentare, la catena trofica. Cioè andare a toccare questi delicatissimi equilibri nei quali si rigenerano, passano dalla litosfera all'atmosfera, all'idrosfera, queste sostanze. Si è parlato di quello del carbonio, no? Gas serra, effetto serra, eccetera, riscaldamento globale, ma anche gli altri due non sono da poco. Pensate all'effetto di tutti i concimi azotati che vengono buttati che vengono utilizzati, non buttati nell'agricoltura, l'effetto dello zolfo che va via con le emissioni delle combustioni dei vari combustibili fossili. E quindi questo è un elemento. Non voglio, non ho tempo di pensare, contrariamente a quello che credevo prima, di farvi vedere, commentare tante volte. Per quanto riguarda il consumo di territorio, guardate questa immagine che ho trovato. Le infrastrutture energetiche, la generazione, fatto il quadrato, è quello che compete a un'infrastruttura energetica negli Stati Uniti per produzione di energia elettrica. Generazione di elettricità, dighe, sostanzialmente bacini idrici, la trasmissione, i condotti, le raffinerie e le miniere di carbone. Cioè non è solo la centrale,
che va a consumare e a rapinare territorio alla natura, se vogliamo dare questo tipo di lettura, ma è tutto il resto che gli sta intorno. Qui salto, scusate, ecco qua, inquinamenti termici, anche qui non abbiamo, sostanzialmente inquinamenti termici sono calore urbano delle infrastrutture, raffreddamento delle centrali termoelettriche e motore a combustione. Diciamo subito che la loro entità non è tale da alterare pesantemente il clima, se non localmente, ecco, dove ci sono i grandi grattacieli, il microclima locale può cambiare, ma non è quello. Sicuramente meriterebbe di soffermarsi a lungo. L'idrosfera, le acque, le atmosfere, questa immagine tratta dall'IPCC le riassume in sintesi tutte insieme. Riassume quali sono tutti gli inquinamenti di origine antropica nell'atmosfera. E come vedete, non è solo la CO2, ma c'è molto di più, ci sono anche dei gas velenosi, ci sono delle sostanze teratogene e tanto altro. Le fonti sono diverse, disparate, dagli incendi boschivi agli allevamenti degli animali, agli aerei che viaggiano in quota, eccetera. Per intenderci, questo elenco non è solo così una mera osservazione, è l'elenco delle cose sulle quali bisogna pensare di intervenire. Ovviamente non pesano tutti allo stesso modo, ma sicuramente pesano. Vado, questi sono i cicli, ma di nuovo li salto, scusate per questo. Sono degli impatti immateriali, li nomino solamente. Uno è l'economia, energia ed economia sono strettamente intrecciate. Alberto Clò, in quest'aula, 3 anni fa, credo, citava il fatto che ogni 10 dollari di variazione in più e in meno del prezzo dell'energia implicano una movimentazione di capitale per 500 miliardi di dollari. Diceva anche, Alberto Clò è un nome che tutti conoscono, non sto a dire chi fosse, chi sia, diceva anche che tutte le transazioni economiche legate all'energia sono il 15% delle transazioni mondiali dei mercati. E questo è un problema. Gli economisti sicuramente avranno da spiegarmi molte cose, cioè mi spiegheranno molte cose che io non conosco in questo senso. Prezzi delle risorse energetiche. Attenzione che i prezzi sui quali facciamo conto sono prezzi drogati, perché per esempio molte aziende americane ricevono sovvenzioni che li mettono, o aziende in tutto il mondo in generale, non voglio essere preciso perché in questo momento non sarei in grado di darvi i numeri dettagliati, ma i prezzi influenzano molto in un mercato globalizzato, e se i prezzi non rispecchiano veramente l'andamento dei mercati, ma rispecchiano posizioni di forza di questo o di quell'altro paese, contano. La determinazione del valore effettivo, intendevo una polemica che è un po' sterile, però come universitario mi ci sono trovato avanti tante volte. L'energia bisogna misurarla in giulle o chilocalorie, oppure bisogna misurarla come exergia, bisogna misurarla come diceva Odum, uno studioso, come emergia, che era l'energia solare alla radice, non lo so, è una delle questioni, però in questo mare magno non mi sembra la fondamentale, è buona da guardare nell'accademia, ma c'è molto da discutere. Mi vorrei soffermare solo rapidamente sull'ultime due, qualità della vita e guerra. E vediamo che, spiegare subito che cosa intendo. Qualità della vita. Se voi andate a prendervi un documento libero che si scarica da internet, le statistiche dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Key Energy Statistics, l'ultimo del 2013, io ho provato a lavorarci un po', a incrociare i numeri insieme ai dati delle Nazioni Unite, ma come non sono il primo, tanti altri l'hanno fatto, e vengono delle cose rivelatrici, interessantissime, ma anche spaventose per certi versi. Guardate, chiedo scusa a chi me l'ha sentito dire queste cose molte altre volte, perché sono un mio ritornello quasi quando parlo di questi argomenti, però vi do dei numeri al volo, sono nuovi per qualcuno forse. L'uomo di Neanderthal, sono numeri che aveva trovato il professor Silvestri, compianto professor Silvestri, Politecnico di Milano. L'uomo di Neanderthal consumava circa 200 kg di petrolio equivalente l'anno per scaldarsi e mangiare, grosso modo. Do dei numeri così a spanne, anche perché non è possibile averli più precisi. Diciamo, nell'epoca classica romana,
diciamo, sumeri e coegiziani andavano sui 300 kg pro capite anno di petrolio equivalente, romani 500 kg. Questi 500 kg si conservarono costanti grosso modo fino al Rinascimento. Quando scoppiò la rivoluzione industriale, gli uomini impararono a usare i combustibili fossili, impararono a procurarsi ricchezze enormi gli europei, soprattutto dalle loro colonie, questi numeri salirono ai valori vertiginosi che hanno oggi e arrivano, li trovate in questa pubblicazione che vi ho citato, siamo intorno alle 13 tonnellate pro capite anno negli Stati Uniti, se non ricordo male, siamo a circa, l'Asia ovviamente ha una forte dinamica, ma però si muove i numeri, gli abitanti sono tantissimi, quindi i numeri non sono molto alti, intorno alla tonnellata pro capite, un po' di meno, l'Europa siamo intorno alle 3,5 tonnellate, stavo dimenticando, un po' di meno nell'America Latina, drammaticamente di meno nell'Africa, le medie sono intorno a 500-600 se non ricordo male. Ci sono dei paesi dell'Africa, mi viene in mente l'Eritrea, ricordo questo numero a memoria, non voglio andare a prendere carte ma ce l'ho qua, sono 138 kg di petrolio equivalente pro capite anno, il che vuol dire meno di quello che aveva a disposizione, secondo il professor Silvestri, l'uomo primitivo, l'uomo delle caverne. Cosa vuol dire questo? La disponibilità dell'energia è una garanzia di qualità della vita, è una garanzia di benessere. Ecco, si trova incrociando la risposta, incrociando dati delle Nazioni Unite, con dati dei consumi energetici, un po' di lavoro, questi sono dati di letteratura, questi sono dati che ho trovato io, più dispersi, ma non ha importanza. Vi invito a osservare questo diagramma, che forse è un po' più grande. Le Nazioni Unite elaborano Human Development Index, che è un indice del grado di sviluppo e benessere di un paese, e sono diagrammati in funzione dell'energia pro capite a disposizione. È evidente in questo diagramma, nella sua dispersione, che ci sono due andamenti precisi. La qualità della vita, cioè l'Human Development Index, sale rapidamente man mano che aumenta la disponibilità di energia pro capite. Dopo un certo valore si mantiene abbastanza costante, cioè non serve consumare tanta energia per star bene, ne basta molto meno. Ovviamente i nostri paesi, i paesi euroamericani sono in questa zona. La cosa curiosa è che la metà, cioè la zona del ginocchio, come si dice, di questa curva è in corrispondenza al valore medio dell'umanità. Cioè se voi fate il valore medio dei chili a disposizione pro capite, mediamente sono questi. Ecco, allora qua c'è l'Human Development Index, ma guardate ancora degli altri. Abbiamo il grado di alfabetizzazione degli adulti. Abbiamo l'indice di godimento dei diritti della persona. Abbiamo qui l'indice di scolarità. Hanno tutti lo stesso andamento, mostrano tutti una dipendenza, chi più chi meno, dalla quantità di energia pro capite. Ed ecco allora di nuovo l'altra domanda terribile, perché abbiamo discusso cosa dobbiamo fare, ho sentito cosa dobbiamo fare in questi nostri paesi ricchi e opulenti e come possiamo migliorare le nostre condizioni di vita, come possiamo ridurre i consumi, tutti discorsi ragionevolissimi, ma se fossimo da soli, come possiamo spiegare a chi si trova a sinistra di queste curve, ai paesi che sono a sinistra di queste curve, come possiamo spiegare che non hanno diritto di salire almeno fino ai valori medi? Non dico ai valori degli Stati Uniti, fino ai valori. Questa è una delle più grosse sfide, non sono solo sfide tecnologiche, secondo me. Ci sono anche delle sfide legate a queste situazioni che devono essere risolte. Non è un caso che i flussi migratori vadano dall'Africa verso l'Europa. Cioè in termodinamica noi insegniamo che l'energia si muove dalle zone, per esempio il calore va dalle zone ad alta temperatura, dalle zone a bassa temperatura, o dalle zone dove c'è concentrata la massa, ci sono concentrazioni diverse. Bene, cioè ci sono delle forze propulsive.
Sicuramente sembrerebbe da queste figure che una delle forze propulsive è il divario di godimento di energia a disposizione tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Questo sarà il problema delle prossime generazioni, ma un problema non da rimandare tra secoli, da rimandare entro i prossimi 50 anni. Vengo, questa è una grossa metaniera, guardate la dimensione delle metaniere come sono cresciute negli ultimi anni, ma questo riguarda anche questioni di rischi che non possiamo affrontare qua. E vengo all'altra questione che dicevo di trattare, poi mi fermo. La guerra e l'energia hanno una stretta relazione. Sostanzialmente energia impiegata negli armamenti, energia come causa scatenante delle guerre. Anche qui vado rapidissimo, perché il moderatore mi ha lanciato uno sguardo significativo. Questa è l'energia cinetica dei proiettili, saltiamolo. Allora, vi dico solo alcuni numeri. Vi dico solo alcuni numeri che ritrovo rapidamente nei miei appunti. Energia per costruire armi, ce n'è sempre di più. Pensate che quando fu scoperta la polvere da sparo ovviamente si ebbe un salto. Oggi della guerra, nelle tre guerre ultime fatte dagli americani, prima, seconda guerra mondiale e guerra di Vietnam, la quantità di energia drenata dal paese fu terrificante. Addirittura nelle due guerre mondiali si avvicinò al 50% del TPS, che è Total Primary Energy, la disponibilità energetica, non mi viene cos'è la S. Oggi la guerra moderna richiede flussi terrificanti di risorse energetiche, delle quali io non sento parlare. Pensate, il carro armato, l'Abram M1, che è il carro armato più diffuso nell'esercito degli Stati Uniti e nei suoi alleati, compresa l'Arabia Saudita, protagonista delle varie guerre nel Medio Oriente. L'Abram M1, ce ne sono credo più di 10.000 esemplari in circolazione, consuma con un motore da 1.500 cavalli, consuma circa 500, a seconda di come si muove, 500-800 kg di benzina all'ora, un turbogas. Dei numeri terrificanti, pensiamo alle nostre macchinette utilitarie che sono 8. Sono numeri che fanno paura. Non parliamo degli aeroplani, non solo, ma quello che è cresciuto in una maniera cambiando nel giro di 100 anni di un ordine di grandezza, anche due talvolta, è l'energia contenuta nei materiali. Pensate cosa vuol dire un aereo stealth con quei materiali di fibra di carbonio raffinatissimi. Il contenuto energetico, che è un parametro che noi usiamo molto nella mia disciplina, il contenuto energetico di questi aerei, di nuovo, è terrificante. È energia che è presa da qualche parte e sottratta magari a quei poveracci che godono di 138 kg pro capite l'anno. E questo è un punto. L'altro punto, e poi mi fermo con una ultima citazione, l'altro punto è che andando a esplorare, mi sono preso questo capriccio, andare a esplorare le ultime guerre scoppiate sulla Terra. Qualcuno dice che sono 14.000 da quando abbiamo documenti le guerre, 3 all'anno in media. Comunque, le ultime guerre scoppiate nel secolo scorso e oggi sono tutte collegate all'energia. Tutte collegate all'energia, chi più, chi meno. L'energia prima era un fatto privato, l'energia del petrolio. Fino al 1850... non era praticamente conosciuto il petrolio. Nell'850 gli americani cominciarono a sfruttare i giacimenti, nacquero le grandi corporation, e erano privati sostanzialmente. Il governo li guardava benevolmente da lontano, per esempio intervenne per scorporare la Standard Oil in tante società, perché c'era un problema di monopoli. Però nel 1914 avvenne una cosa che è sottovalutata. Il primo lord dell'ammiragliato, si era sulle soglie della guerra con la Germania, il primo lord dell'ammiragliato in Inghilterra, Churchill, allora era, impose alla marina, contro il parere degli ammiragli, di passare dall'alimentazione a carbone all'alimentazione a petrolio.
e fu lungimirante. Da quel momento in poi l'energia del petrolio fu associata a questioni strategiche, diventò un fatto degli stati. Diventò un fatto degli stati, non più un fatto. E le guerre da allora in poi hanno anche una causa energetica. Pensate, prima guerra mondiale, il Giappone entra in guerra perché gli angloamericani imposero degli embarghi sull'accesso dei giapponesi al petrolio dell'Indonesia. C'era la Shell allora che la faceva da padrona. Le armate, Hitler entrò in guerra per tantissime ragioni, ma una era il petrolio. Pensate subito che occupò i campi petroliferi di Ploesti in Romania, e la sesta armata di von Paulus, che fu fermata a Stalingrado, stava cercando di convergere rapidamente verso le zone del Caucaso, dove sappiamo il petrolio c'è in quantità enormi. Non ce la fece. E poi le guerre successive, la guerra di Suez del 56, il canale era fondamentale per portare il petrolio in Europa, e la guerra del Kippur, i paesi arabi, io mi ricordo quando andavamo tutti a piedi, molti qua dentro se lo ricordano perché fu imposto l'embargo, 73, le guerre arabo-israeliane, perché sono così importanti, perché il petrolio nel Medio Oriente ce n'è tantissimo, la guerra del Golfo, la prima e la seconda guerra del Golfo, la guerra dell'Afghanistan. L'Afghanistan serve per portare, e perlomeno i russi volevano occuparlo, per portare il petrolio dei bacini, il quarto mare lo chiamano, dei bacini del Kazakistan fino al Mare Caldi. E poi tutte le guerre in Africa, Sudan, Namibia, Nigeria, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, allora mi fermo qua con una ultima considerazione. Ho scoperto, ovviamente mi verrebbe da dire tante altre cose, ma non posso farlo. Ho scoperto che, leggendo documenti di questo tipo, che una spiegazione della apparente irrazionalità e dell'apparente mancata percezione del concetto di limite, che si è discusso in questa sala ieri, per esempio, una spiegazione di questo comportamento strano la si può trovare chiedendo l'aiuto alla psicologia. Cioè, l'inconscio umano ha connaturato il concetto di limite. La civiltà occidentale, persino Leibniz l'aveva voluto rimuovere, la civiltà occidentale iperrazionalista l'ha voluto lanciare lontano, l'ha voluto cancellare. E gli psicologi sostengono, secondo me con argomenti solidi, che questo argomento è causa di, non voglio dire disturbo mentale che è troppo, comunque di malessere mentale. Pensiamo, e qui mi chiudo veramente, a quello che dicevano i greci, si sta riproponendo la stessa cosa. La società greca arcaica visse fino al 500 a.C., detta Pericle, tranquilla relativamente, si fa per dire, ma comunque a un certo punto divenne troppo ambiziosa. E i greci diedero una spiegazione di questo comportamento nella loro cultura, nei loro scritti, nelle tragedie, compare Libris. Libris è l'atteggiamento arrogante dell'uomo che vuole allargarsi in territori che non gli competono, e sicuramente sarà punito. Ecco, non vorrei che ci trovassimo nella stessa situazione. Grazie, scusate se ho sforato.